Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale Interdipendente. Mi sento, io sono Matteo. Ragazzi, oggi siamo qui per ampliare, diciamo, il discorso che vi ho fatto ieri per quello che per i fatti, per i morti, per i feriti che sono successi, per il razzismo che c'è stato durante Inter Napoli. Mi sembra giusto ampliare, anche se non sono una persona, cioè darvi ulteriori spiegazioni e rappresentarmi il mio pensiero riguardo a quello che è successo, anche se comunque sono un ragazzino, sono un ragazzo per alcuni il ragazzino, e non sono così grande, adulto, autoritario da dire questo è sbagliato, questo no. Però ragazzi, io vi mostro, diciamo, vi do semplicemente il mio pensiero, quello che penso io, perché è da 8 anni, no, 7 anni comunque, che seguo l'Inter, ogni partita dell'Inter, che vado diverse volte allo stadio, no, allo stadio in realtà da 2 anni, tipo 3, comunque sia, la seguo da dopo il triplete, quindi io al triplete non c'ero, pensate voi che bello. Diciamo che mi fa veramente male sentire queste cose, però mi fa ancora, mi dà ancora più fastidio sentire questi provvedimenti, ragazzi. Mi spiego meglio. Poi ragazzi, è una cosa sempre a parer mio, quindi voi fatemi sapere se siete anche da tutt'altro lato, fatemi sapere qua sotto con un commento, chiunque. Allora, secondo me i provvedimenti fanno ridere, no? Perché sono già successe queste cose, sono già stati messi questi provvedimenti, chiudere lo stadio, chiudere le curve, a porte chiuse di qua, a porte chiuse di là. Non serve a niente, ragazzi, non serve a niente, perché come è successo tempo fa, come è successo lo stesso provvedimento di tempo fa, è successo ancora. È successo ancora. Allora che senso ha fare questo provvedimento, ragazzi? Che poi tra l'altro tutto parte dalla curva, quindi basterebbe chiudere la curva, ma quello è clamoroso, devono pagare tutti. Vabbè, lasciamo perdere adesso questioni così. Secondo me, faccio un esempio, no? In Inghilterra, che ho avuto anche queste informazioni, in Inghilterra ci sono successe, succedevano queste cose, c'erano tanti di questi problemi che erano tipo questi a tempi fa. Adesso, come vedete, in Inghilterra non succede più niente. Ma perché? Perché a un certo punto non si è più pensato a questi provvedimenti, ma si è pensato a immettere delle telecamere su tutto lo stadio e intorno. Perché non mi ha messo più a fuoco? Vabbè. E che cosa è successo? Da lì non è più successo niente. Ma perché? Perché appena uno fa atti di vandalismo, qualsiasi cosa sia, non entra più allo stadio. Non entra più allo stadio, quindi al massimo succede una volta. Una volta. E poi perché? Perché quelli che fanno sti casini non sono magari 60.000 che vanno a vedere Inter Napoli, ma sono 4.000, sono 4 magari, quattro, da 4 parte tutto, che sono gli ultra, e poi si diffonde in tutto lo stadio, curva e poi stadio in generale, no? Quindi sono quei 4 gatti che fanno ste cose qui. Non è tutto lo stadio, c'è gente che va lì solo per vedersi la partita, perché quello è il calcio. Non parliamo dello sfottò. Lo sfottò è un'altra cosa. Lo sfottò è una cosa bellissima. È la cosa che piace di più nel calcio. Lo sfottò. Uno juventino prende per il culo me, io prendo per il culo uno juventino. Fa più favore alla Juve, io prendo per il culo la Juve. Il Milan perde, io prendo per il culo il Milan. Questo è lo sfottò. Lo sfottò ci sta. Lo sfottò anche a temi più duri ci sta. Perché è calcio, non è briscola. Cioè, a parte che c'è lì anche lo sfottò, però comunque sia, ragazzi, cioè, adesso, scusate se ho riso, ma era per la battuta, nient'altro. Perché ci muoiono delle persone, ragazzi, per andare a vedere una partita di calcio tranquillamente. Cioè, è una cosa pazzesca, questi provvedimenti non serviranno a niente finché non colpisci i diretti interessati. Se colpisci tutto lo stadio, la maggior parte delle persone, se non il 90%, era lì per vedersi una partita di calcio. Era lì per tifare l'Inter, era lì per tifare una partita di calcio. E non è la prima volta in Italia che succede sta cosa. Parlo anche del razzismo su Koulibaly. Non è la prima volta che succede, no?
Non è la prima volta che succede. Allora facciamo qualcosa, Italia. Sblocchiamoci un po' su sto qui. Facciamo. Prendiamo dall'Inghilterra che noi siamo arretrati come non so cosa. Questi provvedimenti non serviranno a un cazzo. A niente. A niente, ragazzi. A niente serviranno questi provvedimenti. I napoletani, no? A parte questo, i tifosi del Napoli, parliamo così, si stanno lamentando perché la partita l'hanno persa per colpa di Mazzoleni, ragazzi. Ma chi volete prendere per il culo? Mi volete dire che l'espulsione di Koulibaly è sbagliata? Lasciamo stare per un attimo i cori razzisti che ha sentito quanto fosse psicologicamente colpito, no? Lasciamo perdere quello, no? Ma se uno fa un fallo che è già da giallo comunque, perché fermi Politano che era partito, in velocità non lo prendeva più. State tranquilli che non lo prendeva più. Giallo, muto, muto, giallo, basta. Se tu li fai così applaudire all'arbitro su un giallo giusto, giusto, su un giallo giusto, è ovvio che sei espulso, ma c'è poco da fare. Cioè, allora sono più in dubbio sull'espulsione di Insigne. Che poi non mi voglio dilungare anche su quello, se no vi porto un video di 20 minuti, no? Anche se anche lì ci sta, perché alla fine Keita non aveva più il pallone da 2 ore e lì Insigne era ancora a scalciarlo. Dai, per favore, ragazzi, ho capito il nervosismo, però, cioè, sono giocatori che comunque sono professionisti, vengono pagati per stare lì. Devono avere una certa mentalità diversa dalla nostra, perché se no vado anche io a giocare, no? Questo è il messaggio. Se tifoso napoletano, ascolta anche tu se stai guardando questo video per caso, se quel pallone di Zielinski sulle mille parate di Handanovic non l'avesse salvato Asamoah, non l'avesse salvato Asamoah, volevo vedere se venivi a rompere i coglioni perché è espulso Koulibaly, perché la partita è andata male comunque sia, perché Koulibaly è stato espulso. Volevo vedere. Volevo vedere, il Napoli stava facendo una partita perfetta, stava creando gioco, e poi è ovvio che Koulibaly, perché non è la prima volta che succede a Koulibaly una cosa del genere, non è la prima volta che succede a Koulibaly una cosa del genere, era successa anche a Firenze nel 3-0, amico mio, nel 3-0, quello che ti ha fatto perdere il campionato contro la Juve, quando la Juve ha battuto a San Siro noi 2-3. O 3 a 2, quel cacchio che è. Questo è il messaggio. Koulibaly, ok. Cori e tutto quello che vuoi. Tanto i provvedimenti poi venivano sempre presi, anche se sbagliati, però fa niente. No? Questo è il discorso. Se Koulibaly non faceva quella minchiata, tu non eri a meno 1 in difesa. Non eri a meno 1 in difesa, avevi più colpo di testa. E magari che cazzo ne sai, Koulibaly fermava quel pallone in mezzo per Lautaro. Quindi per la partita, solo ed esclusivamente per la partita sto parlando del gioco, devi prendertela con Koulibaly, non con Mazzoleni. Adesso perché i tifosi napoletani hanno sentito De Laurentiis, ma Mazzoleni è cattivo con noi, ma Mazzoleni di qua e di là, adesso devi incazzarti con l'arbitro. Se fosse entrato quel pallone di Zielinski non saresti qui a rompere i coglioni per l'arbitro, te lo assicuro io. Te lo assicuro. Questo è il discorso che i tifosi, non dico solo i napoletani, perché poi sembra che ce l'ho solo con loro, i napoletani, i milanisti, a volte anche gli interisti, non io comunque, non io, clamorosamente io, o così, non sanno perdere. Non sanno perdere. Non è che se il Napoli segnava quel gol noi andavamo a dire ma Mazzoleni doveva espellere anche altri giocatori, ma Mazzoleni doveva fare questo, ma ha fatto i miracoli il portiere, ma abbiamo preso una traversa all'inizio con Icardi e basta. Abbiamo perso col Chievo, cos'è che abbiamo dato la colpa alla fisica del pallone che il corner di Brozovic non è passato, che non era uscita la palla, che c'hanno gli occhi cavati che non hanno visto che non era uscita. Questo è il discorso. Io mi reputo un tifoso dell'Inter che sa perdere. Sa perdere. Il Chievo segna, buon per loro, male per noi. Mi incazzo perché mi incazzo, sfondo la casa. Però so perdere. So perdere.
Questo è il discorso che vi volevo fare. Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate con un commento qua sotto. Spero con questi 10 minuti di avervi portato un po' di cultura calcistica. Spero solo questo. Lasciate un bel like, ci becchiamo al prossimo video. E sempre e comunque, forza Inter!